chi meglio di Riccardo Brosco ci può dire cosa è successo con Golemiz? Noi abbiamo detto tutti il rosso per Golemiz, il rigore netto per te, il direttore di gara però ha fatto giocare. Tu sei sempre molto onesto quando parli. Sì, sì, sono sempre onesto. C'è da dire che avevo preso il tempo, ce l'avevo in testa, ho sentito un gomito sul naso e poi mi è uscito anche un po' di sangue, quindi io penso sia rigore netto, però gli episodi quando le cose vanno male ti girano anche male. Secondo me l'arbitro, diciamo che in generale ha fatto anche un buon arbitraggio, però quello era rigore e quindi oggi stiamo qua recriminando per un episodio che in questo momento fa la differenza, perché secondo me la squadra oggi ha fatto una grande partita, purtroppo la palla bisogna buttarla dentro, contro queste grandi squadre appena concedi mezza occasione ti fanno male, eppure te devi riuscire a fare male. Ci abbiamo avuto due o tre occasioni clamorose, nel senso che potenzialmente molto pericolose, come quella di Aloe al primo tempo che ha voluto calciare da lontano. Quelle sono situazioni in cui dobbiamo migliorare, perché si può veramente andare a fare male poi la partita quando riesci a sbloccarla, andare sull'uno, due, tre gol di vantaggio, poi è normale che fai anche più facile non subire gol, perché la squadra avversaria si proietta in avanti e tu con i velocisti che hai sugli esterni puoi fare male in contropiede, come è successo tante volte nel giorno andata. Questo è un periodo che purtroppo gira così. Oggi non mi sento di dire niente ai miei compagni, perché secondo me ce l'hanno messa tutta contro una grande squadra. Se questo è l'atteggiamento, sono molto fiducioso. Ti chiedo una cosa sola, ti chiedo Riccardo, perché sta partendo il pullman e devi andare via. Ti volevo riferire le parole che ha detto Plizzari, molto dure, qui al nostro microfono. Prima cosa ha detto: siamo nella M, puntini puntini, non lo ripeto, ma hai capito molto bene. Ha detto: mi sono stancato di sentir dire giochiamo bene, bella partita. Poi però lì davanti dobbiamo concludere di più. È detto da un giocatore, sono frasi forti. No, dopo la partita ci sta sempre l'adrenalina, lui è un ragazzo giovane, ci sta che magari può cascare in queste frasi così, però dobbiamo restare uniti, perché sicuramente non è colpa di uno, non è colpa dell'altro. Se cominciamo a darci contro sicuramente non ne usciamo. Dobbiamo stare tutti uniti, uscire al più presto da questa situazione. Io penso che la colpa non sia di qualcuno nello specifico, sia di tutta la squadra, sia in fase difensiva che in fase offensiva. L'ultima proprio, Riccardo, perché voglio prendere spunto da quanto hai detto proprio ai nostri microfoni in settimana. Hai detto alla mia domanda sull'Escano, hai detto con un sorriso: io in carriera, ho fatto riferimento al rigore di Ninkovic, se non ricordo male, della Cruz con l'Ascoli, ne ho viste davvero di peggio, Facundo è un bravo ragazzo. Ma com'è la situazione? Neanche oggi si è scaldato, neanche oggi un minuto. Purtroppo queste sono cose societarie. Se il mister in questo momento non lo reputa pronto, noi siamo giocatori, facciamo quello che possiamo fare. Sicuramente un attaccante in più come numero ci servirebbe, però non spetta a me dirlo, e quindi aspettiamo l'evolversi della situazione cercando di fare il massimo dei giocatori che ci sono.